E quando tutti e tre posate le dita sulla pergamena, improvvisamente è il buio. Cos'è successo? Credo che questa pergamena non voglia essere letta. O forse è stato divertente, lo possiamo rifare. Voi siete tuttora nel buio? Credo. Ah, ancora non vediamo. Ragazzi, vi conduco io. Vedo nella notte. Torniamo a casa alla luce. Luci danzanti. Cosa hai detto? Che io li condurrò a casa. In quel momento, ai vostri piedi, è come se voi foste in piedi su una lastra di vetro e avete questo effetto vertigo verso il basso. Okay. Dal nero al... vedete praticamente il pianeta Delphes che zooma sul continente, zooma sulla regione, zooma sull'area finché non siete sopra alla vostra base sicura. Vedete i vostri corpi. Che rientrano nei nostri corpi. No, no. Voi vedete la casetta e poco distante vedete voi tre che state toccando la pergamena. Quindi la pergamena... Quindi siamo in un mega trip. Sta proiettando il punto in cui ci troviamo, avendola toccata. Ci sta facendo vedere da fuori. Sì, una cosa del genere. Nel momento in cui lei ha detto vi porto a casa, c'è stato lo zoom. Ah, quando l'ha detto lei? Sì. È stato proprio... Aspetta. Di... Magione di Giono. Magione di Giono. Dezoom leggermente. Però forse potete farlo anche voi, non penso di essere la prescelta. Ok. Prescelto. Casa di mio padre. Tuo padre biologico. Viaggione, vedete passare mare, piane, tutto, e vedete dall'alto una magione. Sì, è il crinale delle rocche. Prova tu. È casa mia. Prova tu. Tanto non è che si scarica. Lancio un'illusione minore. Per? Non voglio che comprendano il potere di questa pergamena. Ok, e cosa fai? Cioè, ok, casti illusione maggiore per? Illusione minore. Ah, minore, scusa, ok. Sì, faccio in modo che la pergamena diventi un semplice rotolo con delle scritte in un linguaggio antico che loro non conoscono. E quindi che perda l'effetto che sta avendo adesso? Ai vostri occhi. Non voglio che capiate oltre. Ok, tu puoi alterare questa la nostra pergamena percezione. Deve essere mia. Allora. Sì, voglio alterare la loro percezione. All'interno di un altro incantesimo. Prenderti un'oculata. Ma no. Adesso adesso vedete il vostro incantatore. Esatto. Scoppia. Ok. No, allora. Passo indietro. Fammi un tiro su Arcano. Vediamo se riesco a farti capire qualcosina di più. Ok. 18 più 7. Madonna. 25. Perfetto. Allora, posso capire tutto adesso. Mega cervello cosmico. Capisci che castare questa illusione in questo momento avrebbe poco effetto, perché tu devi fare in modo che loro lasciano la pergamena, perché l'effetto della pergamena è il momento in cui la toccano. Ma tu sai un'altra cosa. Finché l'hai toccata da solo non si è attivato. Quando l'hanno toccato un tot di persone si è attivato. Deduci abbastanza facilmente che quindi probabilmente questa pergamena richiede una certa carica di anima, di magia, di vita, non lo sai. Fatto sta che voi tre insieme avete dato l'accensione a questa cosa. Quindi tu, in verità, basta che alzi il ditino e quelli si scollegano. L'illusione per trasformare la pergamena serve soltanto per fare in modo che loro vedano che la pergamena cambi, ma finché non lasciano la pergamena l'effetto permane. Continuiamo a percepirlo. Ma infatti, ma poi domanda, anche che ci fa questa illusione, comunque noi abbiamo visto quello che ha fatto. Ormai non possiamo dimenticare. Ah no, beh, certo, quello... Anyway, che cazzo vuoi? Lasciate in pace la mia pergamena! Abbandoniamola! Segnati legale malvagio nella vita mia. Improvvisamente legale malvagio. Faccio un neutrale malvagio. Faccio un'altra prova. Mentre lui è lì che si tocca la bacchetta per capire che cazzo vuole fare, io dico qualunque cosa io abbia visto dentro quella villa. Che cosa hai visto in quella villa? E che qualunque cosa abbia visto in quella villa. Devi sapere qualunque che cosa io abbia visto. Sì, sì, ti riferisci al gigantesco magico metallico demone? No, infatti che cosa intendi? No. Vedete, quando siamo andati via ho visto una figura nella stanza nella quale abbiamo combattuto i quattro mercenari. Si spostava in maniera
veloce, come se gli mancassero dei pezzi. E mentre stavamo andando via con il carro, ho incrociato gli occhi con lui. Sono abbastanza sicuro che non avremmo avuto speranze contro di lui. E la mia esperienza mi dice che qualunque cosa sia questa cosa, quella roba la stava cercando. Questa mappa non è normale. Questa pergamena ti può puntare qualsiasi luogo o persona di questo regno. Siamo in pericolo. Allora, ragazzi, vendiamogliela. Facciamoci un sacco di soldi, che ci importa? Non credo. No. Questa pergamena che non deve pagarci. Lasciare questo... Nascondila, occultala. Hai una magia per occultarla. Ci penso Ditemi io. Soltanto quando staccate il dittino dalla pergamena. Ok, io l'ho staccato preventivamente perché ho paura. Quando stacchi, hai di nuovo come un effetto vertigo che ti riporta dentro di te. Ti chiedo un tiro salvezza su Costituzione. 19. Hai un attimo di... Ok, ci sei. Che cosa ho provato? È come se fossi appena sceso dalle montagne russe. Quindi in verità con 19 non ti sale neanche la nausea. Hai soltanto un attimo di giramento, però ci sei. Ok. Col fatto che lui si è staccato, dato che eravamo in tre ad attivarla, anche noi siamo tornati o siamo dentro ancora? Allora, quando si stacca lui, effettivamente tornate tutti quanti. Ma loro non avvertono questa cosa? No, infatti mi fate anche voi adesso il tiro salvezza su Costituzione. 18 più 1. 19. Avete tutti quanti solo quel momento di giramento di testa perché appunto hai fatto montagna russa, però non sentite nausea, non sentite spossatezza, sentite solo una gran stanchezza, ma devi occultare questa quella roba. Posso scavare una buca? Pericolosa. Non credo che funzioni contro quella merda. Okay. No, è molto pericolosa, lasciatela a me, ci penso. Beh, io. No, pensaci adesso avere... davanti a noi. Ma infatti, cortesia. Ma perché devi avere tutto te? Occulta quella merda! Lasciatela a me, ci penso io. No, dici adesso. Cosa vuoi fare, ti diamo una mano, è anche nostra. Non puoi fare una magia che rende invisibile quella roba? Certamente. Ok, fallo adesso, in questo esatto momento. Vai, andiamo prima vedere. Dentro, andiamo dentro. Andiamo dentro. Torniamo dentro. Tornate dentro, dove trovate Elis che ancora sta per... Giustamente, come dimenticare. Ok, fammela un attimo vedere. No, è molto pericolosa, non posso. Fammela vedere. Smetti in mano tua, non te la voglio rubare. Fammela vedere. Estraggo la pergamena che avevo riposto dentro il grigio scuro, certo. Mantello. Grigio scuro. Ok, cerco di, vista la mia abilità, di riprodurne una simile. So che non fregherà qualunque cosa ci fosse là dentro, ma ci può dare quel secondo di più. Ok, questa la tengo io, tu nascondi quella. Quindi e puoi farci anche un incantesimo. Ne ho una olografica come il mio camuffare, no? Ok. No, attenzione, tu non hai quel tipo di incantesimo. Non posso? No, non ce l'hai. Vabbè. Quindi posso crearmi dei vestiti, vorrei... sì, ma però... non posso un oggetto scorporato dal mio personaggio. Esatto, cioè deve essere complessivo. Cioè, potresti trasformarti in lui che ha in mano la cosa, quello sì. Allora facciamolo. Che schifo. Ok, devo anche col mantello. Il mantello grigio scuro pieno di peli. Sei la copia esatta, ma un paio di centimetri più basso. Ok. Perché sono 1,90. Ok, tu nascondi quella roba. Sì. Okay, lui non lo sa, ma quella che ho tirato fuori era una delle altre due che avevo rubato. Per ok, paura quindi che non è quella vera. Non è quella vabbè, vera so. Quella che hai copiato. Ok. Vabbè, io non me ne fidavo. Io non mi fidavo. Perché si continua a fottere a vicenda. No, ma infatti, dinanzi a un cazzo? Pericolo mortale. Ma che cazzo? Ok. Ci ucciderei tutti. Dico. Che poi in verità cioè, il caos è polarizzato in una sola persona. Sì, arriva uno, gemma sintotica, campo antimagia. L'hai occultata? Sì. Fantastico. Riposiamo. Io voglio stare in quella cuccia con i miei croccantini per un po'. Ne sentite un gran bisogno. E allora facciamoci una Però, dormita. Quanto durerà questa... camuffare, non mi ricordo. No, in verità l'alterazione nel momento in cui vai a dormire. Sì, esatto. Ok, allora la farò appena sveglio. Sì, no, il personaggio ha sicuramente consapevolezza di questo. Sì, sì, no. Diciamo allora faccio le prove la prima volta prima di andare a dormire. Esatto. Mi piace. Non hai ancora una da castare, guarda. Esatto. Comunque il piano è il seguente. Occultiamo fino al ritorno in una zona sicura, cioè fino alla vendita in realtà che faremo questa pergamena. Tu l'hai occultata, io sono te, così qualsiasi aggressione arriva nei confronti di una pergamena falsa, che io non so essere quella diversa rispetto alla reale che vogliamo vendere. Speriamo che questo tizio non ci fiuti. Non vogliamo direi tutti noi però lasciarla andare, perché ci sarebbe un'altra soluzione, lasciarla andare.
questa pergamena la lasciamo in un punto a caso del mondo e ci togliamo d'impiccio da qualsiasi problema, ma non vogliamo farlo perché cazzo sta roba può essere venduta una quantità di soldi. E lui prima vuole studiarla, quindi se anche volessi venderla lui prima c'ha da fare questa cosa. Okay. Quindi direi andiamo a dormire, ma sappi che hai poco tempo. Molto poco. Ok? Mi coricate. Chi ha letto, chi nella cuccia, chi sulla poltrona. Io sulla poltrona. Ok. Cosa sogni? Sono a casa mia, nella mia villa dalla quale sono venuto. Ritorno abbracciato dalla sicurezza, della ricchezza che ho deciso di abbandonare per il mio personale desiderio un po' infantile d'avventura. Quindi rivedo mio padre che mi ordina di andare in camera mia perché presto riceverò la mia lezione di arma bianca. E io non ho voglia, ma so che con gli scellini che gli ho rubato dalla tasca pagherò il mio maestro per insegnarmi ben altro. Arti benefiche, quelle che mi piacciono. Io invece sogno di quando ero cucciola, che ero appena arrivata. Cucciolo, di quando ero cucciolo. Ero appena arrivata nel mio campo di ranger e tutti mi accolgono con tanto amore, tanti croccantini, tante carezze. E io sono felice e cammino nei prati. Io sogno morire il mio amico mezz'orco in un vulcano. Ma che cazzo di sogno? Capisci perché è così stressato ogni giorno? Io non giudico. E non riesco a salvarlo. Ok. In mano a dei preziosi libri. Ma non ti preoccupi di lui. Ma stavo per dire, vediamo il lato tenero che ci tiene i suoi amici. No. Sì? Posso aggiungere una cosa? Il mio sogno va avanti per ancora un po'. Comincio a combattere contro il mio maestro, che mi dà due pugnali per esercitarmi. E io sono bravo, riesco a intercettare tutti quanti i suoi colpi, finché non me ne dà uno un po' più forte. Quindi io indietreggio, sussulto, ma arrabbiato, brandisco i miei pugnali come solo io so fare, per colpire alla gola. Lo guardo, mi giro, agli occhi rossi e quella merda che stava nella villa, mi sveglio. Madonna ragazzi, allora, ma io ci tengo ci tengo a sottolineare, sei donna palesemente non in blind, perché hai anticipato quello che stavo per fare io, pezzo di merda. E il sonno dei lavoratori, quindi è un sonno pesante che ristora ed è un sonno in cui i sogni sono belli sugosi. Tu sei lì che stai duellando e dopo un colpo molto forte ti metti in una posizione e sì, quello che hai dinanzi è lui. Io sono paralizzato, non riesco a muovermi, non riesco ad attaccarlo, so che mi ucciderà. E tu, in mezzo a tutti quanti, improvvisamente tutte quante le figure che ti circondano diventano delle silhouette nere, con soltanto dei luminosi occhi che ti osservano. E te vedi il tuo compagno cadere, ma nel momento in cui arriva sulla lava del vulcano, non affonda, sta in piedi, diventa una silhouette nera e ti osserva dal fondo di quella voragine. Ci svegliamo insieme. Tre, contemporaneamente vi svegliate. Mezz'orco che sognava. Si sveglia anche lui. Si sveglia, ok. E in quel momento vi accorgete che non siete quattro, ma bensì cinque. Chi sei? Buongiorno. Chi siete voi? Ragazzi, è amichevole. Ciao. Sono Lu. Cosa vuoi da noi? Cosa ci facevate in quella villa? Noi siamo dei ladri. Sì. Puoi smettere di rivelare tutto al nemico! Sì, tranquilli, è il nostro lavoro. Prendiamo, vendiamo. E ci sono un sacco di cose lì dentro. Non è possibile. Lucia ha ragione, siamo dei ladri. Dei ladri molto sciocchi. Guarda dove viviamo, un buco. Non essere così duro con te stesso, fai schifo con fino a questo punto. Non potete essere come avete fatto, così. Come? Non senza qualche difficoltà, ma lo abbiamo fatto. Tutto merito del mezz'orco. Cosa cercavate là dentro? Esattamente. Un tesoro, quel rubino, quel totem. Il rubino? Sì. Il rubino? Sì.
Posso fare percepire intenzioni su di lui? Sì, puoi fare assolutamente. È intuizione. 18 di dado. Quello che intuisci è che loro effettivamente erano genuinamente lì per il rubino, che però hanno capito la pergamena. Se vedi il rubino senza l'involto, uno più uno, e vedi chiaramente che quello sotto il mantello sta tenendo dei cilindri, quelli di cuoio per le pergamene. Dove potrà mai essere? Casa. Controlla le intenzioni. Sì. Piccoli, cosa state facendo? Siamo innanzitutto siamo dentro casa nostra. Che ci fai qua? Ti prego. Se vuoi il totem, puoi prenderlo. Il totem? Per sì. Dei soldi. Siamo ladri. Voi siete riusciti a rubare in quella villa? Siete, non dico illesi, ma bimbi, ripeto, come avete fatto? Tutto merito del mezzorco. Abbiamo una grande intesa. Proprio, abbiamo una grande intesa. Grande intesa. Abbiamo cooperato insieme, abbiamo pianificato la cosa per settimane, è andata bene. Un po' di fortuna e anche un po' di sfortuna. Voi non sapete cosa avete rubato, vero? Un rubino. Un rubino che ci è stato commissionato. Cazzata. Davvero sicuri? Di sì. Voler... Non c'era altro. C'era... Non c'era altro. Quel pezzo di carta. Io faccio due passi in avanti. Voi vi siete svegliati, ma come dire, siete ancora un po' a letto, seduti. Quindi la figura torreggiante è sopra di voi. In questo momento la luce non è molta, quindi voi due in verità vedete solo una silhouette. Tu invece, che scuro visione, riesci a vederla più nitidamente. Riconosci essere quello che ti sembra un elfo delle rovine. Ok. Che cos'è un elfo delle rovine? Sostanzialmente gli elfi sono sull'oro dell'estinzione. Si dividono in tre categorie. Gli elfi delle macerie, che sono elfi ormai tutti quanti diventati tipo zombie, okay. Ormai sono stati consumati dalla magia e sono delle larve sostanzialmente. Gli elfi dei monumenti, che sono gli elfi classici, alti, biondi, eleganti. E poi gli elfi delle rovine, come quello che avete davanti. Ovvero elfi che hanno rinnegato qualsiasi natura elfica, quindi sono nomadi, sono barbari, odiano, ripudiano la magia, sono guerrieri, sono tipo dei Tuareg che vivono nel deserto e che cercano di sopravvivere in un modo o nell'altro. Ok. Sì, io faccio due passi in avanti, li guardo ormai anche scomodamente, perché loro sono anche plausibilmente, non dico a terra, stesi, però comunque mezzi piegati. Li faccio, ma avete... Avete così cara l'idea di un denaro che non potete neanche immaginare quale sia davvero nella vendita di un oggetto che avete chiaramente rubato, da rischiare la vita facendo gli sciocchi adesso, qui? In che senso rischiare la vita? Perché io so che cosa avete rubato, state continuando a mentirmi e sembra che lo facciate disperatamente alla ricerca di venderlo, di avere più denaro di quello che potreste ottenere con dei gioielli. Quindi o sapete cosa avete rubato o siete veramente completamente ignoranti. E adesso... Aia. Posso fare individuazione del magico? Sì. Poi adesso voglio capire se lui ha addosso qualcosa, se... Allora, quando lo fai in verità ti... perché ce l'hai di fronte, quindi quando l'attivi la prima cosa che ti viene lo sbocco, ti sale perché... Ok. È il maelstrom, ma okay. Adesso ci sei dentro. Sei dentro a questo vortice di energia... Per capire se era quella cosa che avevo visto là sotto. Vieni, come dire, sopraffatto da questo vortice di energia... Che è un potpourri, non riesce a capire, ci sono tante sfumature diverse, nitide però confuse, come dire, c'è dell'energia della natura, però anche della magia arcana, e poi c'è qualcosa di totalmente alieno, qualcosa che non hai mai percepito, stai naufragando. Lui è la cosa più simile a una divinità praticamente in questo momento. Beh, tu non sai cos'è una divinità, quindi non potresti mai dirlo. No, però semplicemente, guarda, secondo me non sono il master, ma probabilmente se dovessi descrivere il mio personaggio, stai percependo la cosa più vicina a un artefatto che tu abbia mai visto. Ok. Individuo questa cosa. Accomodati. Portategli da mangiare, prendete qualcosa, abbiamo un ospite, forza. Muovetevi, mezz'orco, prendi il pollo, quello che è rimasto. Fatelo allora, sedere, fatelo accomodare. Vado effettivamente verso i viveri che abbiamo. Io lo fermo, no, no. Fermi me? Sì. No, mezz'orco intanto ti allunga un cosciotto.
io mezzo morto dall'altro. Io ignoro il mezz'orco, però lo guardo e senza alcuna proprio cattiveria lo guardo e mi siedo a gambe conserte, perché è un po' stupido stare continuando così, visto che è finito il giochino del farvi. Però c'è da dire una cosa, tu percepisci quello, voi comunque, che dir si voglia, non credo che mi correggerai perché il tempo è quello, qualcosa di molto più percepibile lo cominciate a sentire, ossia odore di sangue, schifo. Ah, okay. Sì. Perché sì, io sono venuto diretto da voi, non è che mi sono fatto la siesta. Okay. Quindi comunque, giusto anche per correlazione, il cucciolo cane l'avrà sicuramente già sentito. Esattamente. Per te è nitidissimo. È nitidissimo. Infatti, io sono quindi in piedi, mi hai fermato dal prenderti da mangiare. Sì, mentre mi siedo. Okay. Pesantemente. E infatti io proporrei, più che da mangiare e da bere, una doccia per il nostro ospite. Perché puzza veramente. Ma tanto, puzzi tanto. Che è successo? Per questo sei così stupito della nostra battaglia? Io so di non essermi sbagliato. Siete voi. Ma... oh. Siete interessante. Il fatto che ci siate davvero riusciti così. Nessun altro ci sarebbe riuscito. Ed lo era so. Tutto improvvisato. Quel totem è prezioso. Cane, per favore, adesso lascia parlare di grande. Quel totem è prezioso. Posso fare intimidire? Certo che puoi. Contro chi? Contro di lui. Ok, allora prova di intimidire contro intuizione. Ok. Intimidire ho 0, quindi 14. Io okay. 11 e che cosa devo guardare? Intuizione. 4, quindi 15. Non dico una parola, lui mi fa il rubino sono soldi. Io lo sto guardando, stringo gli occhi, ma come per dire che cazzo stai dicendo? Okay. Cioè, devi essere ancora. Tu non sei totalmente spaventato, ma hai capito l'intenzione. Perché mi sono addolcito, ovviamente. Esatto, non sei terrorizzato, però capisci cosa sta facendo. Ok. Posso dire ad alta voce che ho capito che è un elfo... Puoi dire quello che vuoi. Delle, ricordo, puoi dire quello che vuoi. Rovine. Delle rovine. Sì, rovine, sì, sì. Confondo. Ragazzi, so qualcosa. È davanti a lui. Sì. Prego, illustra anche so al nostro qualcosa. Ospite. Vorrei sapere il tuo nome. Lui è un elfo delle rovine. Vero? Mi confermerai? Mi confermerai? Non penso voglia confermarlo. Nostro ospite. Io mi metto a braccia con Sergio. Perché tipo boh, erano mesi che non guardavo una cosa così bella. No? Una vita di merda, adesso sto guardando questi clown. Tre stupidi, ragazzi. Che il nostro amico voglia uno di quei libri dello studio. Ah, ma certo, ma certo, ti interrompo. Fai forse riferimento al gigante di metallo e acciaio che era nello studio? Posso fa... ti prego, devi concedermi una cosa. Per favore, per favore. Dimmi, vecchio mio. Come puoi aver rubato il gigante di metallo, coglione? Quello che voglio fare, dimmi te se non è possibile. Vai, vai, vai. Però vedi, immaginati questo bel personaggio che non trova, fissa, qualcosa però gli ticca, anche di fastidio, visto che è impossibile dopo quello che ha visto, quello che è e quanto ne abbia bisogno, no? Quando il buon incantatore grigio scuro mi dice questo, io faccio così e gli faccio rotolare il nucleo davanti. Ok. Posso? Let's go. Let's go. Tu vedi una batteria magica, come dire, non c'è scritto sopra appartiene a quell'automaton, però vibra nello stesso modo. Diciamo che sì, se tu, è vero, tu hai ancora percezione attiva, quindi sì, individui che quella è la stessa energia. A quanto pare ce n'erano due allora. Magari c'era tutta una colonia dentro quella villa. Non vi faccio neanche tirare inganni. No. Ma che inganno? Cioè, sono letteralmente inganno, tre bambini con la mamma. Meno 15 giuro. Al tiro, cioè. Ti voglio bene, ma... Vado, prendo entrambi i tomi che avevamo preso da Jono nella prima ispezione. Erano tre. Allora, tutti e tre i tomi. E glieli porgo. Però pagaceli se vuoi. Questi? È un regalo. Me li faccio posare davanti, li faccio posare. Ci poggio le mani sopra e vuoi che ti tiro forza per schiacciarli? No, lo fai. Va bene. Grazie. Ci sta per fare il culo? Ok, quindi li rompe davanti a noi. Li sgretola completamente. Non con la spada,
con le mani. Io ho sempre inganno meno uno, quindi non sono astuto nell'ingannare e lascerei parlare il ladro dopo questo suo gesto. Implicitamente togliendogli denaro comunque. Sì, esatto. No, infatti ci deve un sacco di soldi adesso. Anche perché i libroni avevano tipo delle grosse borchie che servono appunto a tenere sospesi, quindi, sì, quindi si sono proprio piegati tutti. Ed è tutta colpa tua. Faccio invisibilità superiore io. Che cazzo devi fare? Cos'è che invisibilità fare? Superiore adesso. Chissà dove siamo. Cioè, è una stanza che è totalmente 3x3. Dobbiamo iniziare a mescolarci per nascondere la cazzo di pergamena. Che cosa stai cercando? Facciamo prima così. Bravo. Qualcosa che evidentemente davvero non avete capito aver trovato. Cosa c'era intorno a quel totem? Sciocchi. Carta. Io guardo qua. Perché capisco che lui sa e non abbiamo nessuna possibilità di scappare, perché sono un ladro, sono furtivo, so quando è il caso di fuggire, ma questo ci ammazza. Questo ci ammazza se proviamo a scappare, non c'è modo di diventare invisibili, quindi ti guardo, ti vengo vicino, ti metto una mano sulla spalla e ti dico, tiri fuori quella pergamena e gliela dai o ti ammazzo, gliela do io. Mi sto così. O gliene dai una finta, ne abbiamo un sacco. Vi ammazzo entrambi. Sarebbe tanto inutile. L'alternativa è morire tutti e tre. Sarebbe inutile ingannare il nostro ospite di così alto rilievo. Dopo la sesta volta. Sono state delle piccole incomprensioni. Lei capirà, ci sono tante cose in quella villa. Era molto Credo piena. Credo che l'unica cosa che non state comprendendo è perché siete vivi. Croccantino. Tiro fuori la pergamena e la porgo all'elfo. Io credo tu allunghi la mano, sì, per prenderla, o l'ardire, perché in realtà non dovrei farlo, di mettere una mano in mezzo, quindi non penso ti faccia molto piacere, ma ci provo. Noi te la diamo, ma tu ci dici che cos'è. Io continuo a prenderla annuendo in silenzio, in maniera abbastanza gentile, no? Io vi ringrazio per lo spettacolino, ma non voglio soltanto dirvi che cos'è, perché vedete, non so se qualcuno di voi, forse lui, ha provato a giocarci. Spiega. Ah, davvero? Davvero? Credo sappia già tutto. Non c'è bisogno di spiegare nulla. Spiegare cosa? Niente. Niente. Okay. Ho cominciato a capire. Beh... Io no. È affascinante. Tu no? No, no. Vogliamo fare un gioco? Sì. Potresti masticare quella coscia un po' meno rumorosamente. Oh. Mm. In realtà è incredibile, non pensavo sarebbe successo questo nella giocata. Non pensavo sarebbe successo questo. È stato lui a implicitamente, o meglio esplicitamente, farmi venire questo desiderio di gameplay, di, insomma, di roleplay. Ve la spiego in maniera un po' più esplicita, perché altrimenti credo che ci sarebbero insopportabili difficoltà, mi sembra di capire. Molto bene. Sì, prendetevi per mano voi, così cari amici e in costante collaborazione per un risultato comune. Ok. Ho le mani un po' sudate, avevo paura volesse ucciderci. Io sono un cane. Basta, esatto. Un dito. Quindi, guidami. Io. Nel momento in cui formate un cerchio, dandovi appunto le mani, buio, poi riaprite gli occhi e vi trovate in un luogo, un bosco. No. Dappertutto, da tutte le direzioni? Sì, cioè, ma aspetta, no. Cosa sono delle guglie? Sembrano delle colonne in mezzo agli alberi. O sono gli alberi le colonne? Delle costruzioni di legno, delle volte in cui da piccolo ranger ti addestravi, forse? O forse una cascata quella? No, è una biblioteca. Ma certo, sono evidentemente dei libri incastrati negli alberi. È come se l'ambiente intorno a voi prendesse forme diverse in base a quello che credete di vedere. Siete in un mondo, in mezzo a un ricordo e un sogno, che si nutre di ciò che siete e di ciò che pensate. Una volta arrivati lì ci si può separare, immagino. Perché è solo per il viaggio. Esatto.
Siamo ancora lì. E quindi siamo qui. Siete ancora. In questo mondo un po'. E non stiamo toccando la mappa, questa è un'altra cosa. No, questa è. No, è completamente un'altra cosa. È una roba stranissima. La mappa l'ho posata davanti a me. Anche perché voi vi sentite interi, ci siete? Se siete lucidi. Eppure intorno a voi è come se foste immersi nel miele. I movimenti ci sono, ce la fate però. Anche muovendo le mani in aria. Cosa dovrebbe succedere? Sento una densità maggiore? Sì. Un attrito diverso? Vedi altro? Non lo so. Ricordi d'infanzia, credo. Vedi, effettivamente, in mezzo agli alberi dei bambini corre. Delle guardie. Elementi fugaci passano. Come degli echi lontani. Rumori? Sento qualcosa? Sì, cos'è che senti? Voci. Sì, sì. Adulte e bambine. Sì, però. Ma non capisco cosa dicano. Sentiamo tutti la stessa cosa? Tu cosa senti? Io sento più sparare. Senti il fischio di una freccia che ti passa dietro l'orecchio, ti giri e senti improvvisamente versi di animali lontani e poi di nuovo senti la pioggia nella foresta, ah, che bella che era. Tu senti sfogliare le pagine, anche strappi di pagine. E urla, senti delle urla lontane, ma sono urla. Quando li vedo che esplorano l'ambiente, io faccio così e cerco di catturare la loro attenzione, molto abituato a questi giochi già io fatto con altri ragazzi. Mi giro subito. In quel momento è come se l'ambiente intorno a voi fosse diventato più solido. È comunque tutto molto effimero, però è un bosco senza suoni. L'obiettivo di Arion è sfruttare questo ecosistema, che lui in qualche modo, non dico che controlla come un semipiano divino, però comunque ne ha un controllo estremamente forte e autoconsapevole, per intanto sondarli, tutti e tre. Vedere chi sono davvero, perché a quanto pare non riescono a comunicarsi bene. Ma vorrei, e qui è proprio cultura della campagna, spiegar loro nei minimi termini esattamente come questa pergamena sia in realtà non un giocattolo, bensì uno strumento per raggiungere un luogo specifico che altresì sarebbe irraggiungibile e invisibile a qualunque altro incantesimo, anche di estrema divinazione. Guardo lui che dovrebbe capire cosa dico. Invece. Vabbè, gli incantesimi di divinazione sono o localizza oggetto. Certamente. Cioè, se tu dici devo trovare questo luogo segreto, a volte ci sono divinazioni in cui entri in contatto con alcuni incantesimi e magie in cui dicono più o meno è là. Questo no. Questo io sono no. Spaventato è protetto. Perché comprendo che lui ha infinita conoscenza più di me. Nonostante non sia un incantatore. Tra l'altro, in quel momento. Senti stanco. Ti senti le palpebre pesanti. La schiena incurvata. Passi rapidamente una mano sulla fronte per riprenderti. Quando lo allunghi vedi i tuoi capelli grigi. Voi vi girate verso il vostro compagno che Arion in particolare stava osservando, spiegandogli la natura di quello che avete preso. Prendi verso di lui. E vedete che... Sta invecchiando? Non sta. È un anziano, e lui è il vostro compagno K, ma di almeno 50 anni in più, è nonno K in questo momento. Old K. E vedete anche di più, è come se sopra avesse questo qualcosa, questo manto, questo sudario di un colore indefinito, un colore che sta al di là della nostra percezione. Questo sudario lo adombra, ma è come un fardello, vedete la sua schiena pesantemente incurvata sotto il peso di questo mantello. Io guardo questa scena ed essendo la paura di invecchiare uno dei miei terrori più grandi, mi giro in un attacco di panico e comincio a scappare. Ho paura che succeda anche a me. Quindi mi allontano dal gruppo, non penso più a niente, nonostante la mia voglia di sapere che cazzo mi stia succedendo intorno, comincio a scappare, ma credo, essendo in uno stato mentale d'agitazione, che attorno a me
intorno a te succede non un è po' una caos. Foresta è diventata una selva oscura, i rami secchi si allungano come mani nella tua direzione col tentativo di prenderti, cingerti, e più corri più i rami ti stanno inseguendo e senti inciampi in un secondo in qualcosa, ok, e ti schianti contro un cucciolo, un piccolo cane cucciolino, è un piccolo cagnolino carino con il pelo quasi aureo, emana questa luce, questa, questo calore, lo vedi? Un putto in versione cane. Ok, ok, sono più tranquillo. E te invece vedi davanti a te un fanciullo triste, le guance solcate da lacrime, ma come se le lacrime avessero lasciato un segno profondo. Lo vedi con questi abiti nobili ma strappati, coperti di fango, di schifo, queste mani tutte scorticate sulle nocche, sulle dita, vedi proprio come qualcuno che ha combattuto con le unghie, con i denti fino all'ultimo, piedi scalzi, questa figura terribilmente sola e triste. Io non capisco. Non capisco dove siamo, cosa sta succedendo. Un attimo prima lui era giovane, poi è invecchiato, il bosco è diventato un tripudio di rami secchi e poi eccomi qua con un cane dorato che mi mette così di buon umore. Dove siamo? Tocco il cucciolo in testa. Pochi. Ti senti toccare? Lasciami stare. E voi? Come mi vedi? Triste. Ma che cazzo? Terribile. Non mi sembra. Sembri molto triste. Come ti senti? Normale. E poi ti vedo molto basso, credo. Effettivamente sono più basso? Sì. Non capisco che... Mi posso tirar fuori? Puoi tornare io, quando vuoi. Prima capisco una cosa però. Fuori. Prima che lui lo faccia capisco una cosa però io. Che cosa? Capisco che siamo in un luogo in cui la mia magia passiva non ha più alcun effetto. Loro sì. Non lo sanno ma hanno visto la mia vera natura. Hanno visto che non sono un giovane mago ma sono in realtà vecchio. E questo mi spaventa ancora di più perché mi fa capire quanto l'essere qua davanti, l'elfo, qualunque cosa sia, è infinitamente potente e non riesco a comprendere dove siamo, ma so che dove siamo io è come se non avessi non potere. Non hai potere. Già. E siamo fuori. Letteralmente fate un fisiologico battito di ciglia e... Siete lì? Di nuovo nel... Esattamente dove eravate. Nel quartiere devo, generale. Devo tirarti percepire per comprendere che lui... ha interpretato quello come potere infinito? No, cioè lo intuisci, cioè ti sta guardando con gli occhi esatto. Sgranati così. Volevo la conferma di non fare meta, no, mettiamola così. No, cioè è palese, lui ti è sta... È palese, esatto. Anzi, esatto. Ti sta guardando addirittura con terrore in questo momento. E anche quindi... un po' di ammirazione, forse. Ah, può essere, sì, ci sta. Ok, quindi... io qui vi incalzo. Voi tornate, ma io ci sono abituato. Questo non è potere, è sopravvivenza. A malapena. Ok, elfo. Che cosa hai fatto al mio amico che non l'ho mai visto così preoccupato? Credo che avrete tutto il tempo necessario nelle vostre vite, giovani come siete, per parlarvi e scoprirvi più profondamente, d'accordo? Quello che ho fatto qui è stato velocizzare un processo. Giovani. Questa è una mappa, l'avete vista. Ora, io potrei andare via, voi siete vivi, avete un po' di soldini, potete giocare ancora a fare i ladri, ma siete eccentrici. Siete insospettabilmente capace. Non vi ho visto rubare questo oggetto prima che arrivassi. Quello che faccio è mettermi una mano nel mio equipaggiamento e gli tiro una borsetta in mezzo a loro, che siamo molto vicini, lo spazio è poco, okay. Però vi lancio una borsa di pelle, di cuoio, no? Più o meno grossa così, comunque non piccolissima, no? Faccio... Prendete quello come pagamento. Li prendo. Io non lo tocco. Io lo prendo subito. Sei pazzo? Magari è una bomba. No, no. Il suono che ha fatto era abbastanza sicuro. Il suono che ha fatto era di cuoio e basta. Boh. Apro. Non c'è niente. Non c'è niente. E quindi pagaci. Io guardo lui. Io faccio un indagare sul cuoio. Sì? Ho fatto 2 ma c'ho più 7, quindi 9. Allora, intuisci che sia un oggetto magico. La secumera con cui l'ha tirato, cioè dopo quello che hai visto dici non può aver lanciato una sacca di cuoio vuota. C'è una strada. È un oggetto magico. Cosa c'è dentro? Cosa c'è dentro? Puoi darmelo. Avverto forte potere magico appena me lo dà. Non forte, ma
avverti lo stesso potere avverti lo stesso potere magico della tua cassa. Della tua cassa? Sì, quella dove quella mettete i tesori. E... Ah, perché ci sta dando questo? Qualcosa dentro? Perché mi avete in quella villa mi avete passato i libri a mano. Pezzenti. Questo è per voi. Vorrei che veniste con me. Ci è utile, conservalo. E con te dove? Lo passi all'orco? Sì. L'orco tipo apre, ci infila la mano. E ci entra tu. Esatto. Wow. Andiamoci insieme. Dove? Dove davvero porta questa mappa? Fatemi vedere come avete fatto. Posso andare da solo? È che mi diverte. Sto cercando qualcuno di bravo in questo strano luogo del mondo. Se puoi andare da solo, perché hai bisogno di noi? Davvero? Vuoi la verità? Sì. Mi stufo. Sei annoiato? Noi siamo un'ottima compagnia, ci divertiamo sempre un sacco. Sì, cucciolo cane, ma noi che ci guadagniamo a venire con te? Escludendo il fatto che dei ladri dovrebbero avere la capacità di valutare il denaro che nasconde un oggetto magico come quello. È un pegno per i libri che ci hai distrutto. Oh, capisco. Tuttavia, io ho bisogno solo di un oggetto, proprio quello che mi avevate preso. Di nuovo, me ne basta uno solo. Dove dobbiamo andare? Il resto è vostro. Posso chiederti un attimo con i ragazzi per prendere una decisione? Avete già avuto un attimo che vale il costo di una vita poco fa per conoscervi. Com'è andata? Piccoli? Ho visto un vecchio e un piccolo cucciolo dorato, ma non credo di aver capito molto. La tua offerta è interessante, ma devo confrontarmi con i miei compagni prima di darti una risposta. Posso fare... Giocate. Percezione del bene e del male? Puoi farlo. Sì, certo che può farlo. Ok. Voglio farlo su Il bello lui. È che loro mi stanno castando in faccia. Io lo capisci benissimo. Ma certo che lo capisco. No, io sto così. Tu attivi la percezione del bene e del male e non percepisci malvagità da questa entità. Il che è strano a dirsi, visto che ha ancora la spada intrisa di budella di quei poveri disgraziati. Eppure no, non è malvagità ciò che percepisci da lui. E allora io vi direi la seguente cosa. Non c'è niente da perdere. Andiamo con lui. Non sembra essere cattivo, sembra essere solo annoiato. Forse non è il mio giorno sfortunato, forse è uno dei nostri giorni più fortunati in assoluto. Va bene, posso andare a comunicare io. Così insegui la pergamena. La decisione. Va bene. D'accordo. Ok, lo stiamo facendo solo perché sennò ci ammazza. Non ci ammazza, non credo, ma se non andiamo... Comunque l'avrebbe fatto. Oh, bella sta pergamena. Esatto. Rientro io, perdiamo. Loro sono fuori, okay. Vado un attimo a parlare con lui. Gli dico che siamo orgogliosi di essere stati scelti per questa missione, questa avventura. Ti credo molto, cara. Ma io non sono interessato ai beni materiali e... Cosa pensi che troveremo in quel luogo? Delle monete? Sarai molto interessato, benedirai il giorno in cui sei nato. Direi di partire. Let's go! Let's go! Roundabout! Questa cosa non ce la dice mai però lui. Voi vedete soltanto i due uscire insieme. Ok. Contenti. Vedete l'elfo prendere la pergamena, distenderla a terra e nell'altra mano ha il famoso totem di Rubino che avete preso. Lo appoggia sulla pergamena, gli fa fare come una mezza rotazione e in quel momento una mappa appare sulla pergamena. Quindi il totem serviva per far comparire qualcosa. Il totem serviva come batteria. Voi, prima toccandola, avete dato la vostra magia. E allora è per questo che ci siamo sentiti male. Perché in quel momento stavamo dando energia alla pergamena. Probabilmente. E sta drenando. L'avete capito. Mi fa piacere. E tu quando l'hai capito senza dircelo? No, ma infatti tu quando l'hai capito senza dircelo, scusa, perché non ci dici le cose? Cos'altro non ci hai detto? C'era nessun bisogno di saperlo per voi. Quando fanno questo scambio, questa è una cosa di Flavor che i non si vedrebbe, ma è impossibile semplicemente fra noi. Immaginati, comunque immaginatevi Arion, si guarda intorno in cerca di chiazze di vomito e sorride quando non ce ne sono. Ok. Ci sta, assolutamente. Ma l'ho scelto bene forse. Sì, sì. E questa è una roba che ti fa dire
Bravi, bravi. Okay. Cioè, coglioni. Esatto, bravo. Siamo forti. Siete stati bravi. Esatto. Man mano che gira appunto la pergamena, vedete che è come se facesse zoom in, zoom out di varie zone. Ok. E questa volta non è tipo Google Maps Heart, che vedete chiaramente le montagne. Quel singolo punto. Esatto. Okay. Questa volta lo vedete come se si dipingesse, quindi una mappa proprio illustrata cartacea. Vedete un po' di zoom in, zoom out, zone che si cambiano. Poi voi comunque avete viaggiato, ne avete visti i posti, quindi riconoscete un po' di aree, finché non crea un percorso che porta da dove siete voi, va nella zona continentale e poi risale all'interno del confine crepuscolare. Nella zona più centrale della punta, dove tu, Lucia, che ti è un po' più affine come regione, sai non esserci nulla, teoricamente, se non boschi e boschi e foreste, eppure fa un punto chiaro e specifico. Quando fa il punto, tra me e me a bassa voce, vista l'amicizia, sussurro, ma non a loro. Possono sentirmi, non mi interessa, altrimenti non lo direi. Cioè, ho la consapevolezza di me, dico, eccoci Corvo. Corvo? Io gli lancio un'occhiata. Ma... Corvo come il tuo tatuaggio? Forse sì. Penso anch'io, cucciolo cane. Hai un crocchetto. Ormai sono uno spettacolo per me, io faccio il chino. Ok. Bene, senza ulteriori indugi, il gruppo parte. Sono le prime luci dell'alba ormai. Sì, il riposo è completo. Sì, 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 altrimenti... no, poi avete fatto il riposo completo e tutto quanto, senza ulteriori indugi, capendo che qui la situazione vi sta portando verso derive particolari e interessanti. Caricate la carrozza con quello che vi serve, cosci del fatto che probabilmente questa base non la rivedrete più, quindi via. E poi, spram! Elis sprona il cavallo, la carrozza parte seguendo quel percorso indicatovi dalla mappa. Come detto in precedenza, In Tail sarà a Lucca Comics and Games 2022. Saremo presenti tutti i giorni nello stand In Tail con i nostri prodotti, per foto, chiacchiere e autografi. Parteciperemo a vari eventi, ma soprattutto terremo una conferenza speciale dove, tra domande dal pubblico, annunci e risate, verrà mostrato in anteprima assoluta il primo episodio della nuova stagione di Luxastra, in arrivo il 17 novembre su YouTube. Se non vuoi perderti nessuno dei nostri appuntamenti in fiera, seguici su Instagram e sul nostro canale Telegram, così da rimanere sempre aggiornato con gli ultimi annunci e le news targate In Tail. E non perdetevi il nuovissimo gioco da tavolo di Luxastra! Affronta da solo o con un gruppo di impavidi amici la minaccia di Corialus, in un'avventura PvE dove affronterai mostri e imprevisti per salvare la città di Fatumastra. Il gioco è già preordinabile sul nostro sito e su Fantasia Store. Potete farvelo spedire, o se volete, potete ritirarlo o acquistarlo dalle nostre mani all'area di In Tail a Lucca Comics and Games. Maggiori info in descrizione. Vi aspettiamo! Il sonno è una cosa molto curiosa. Non ne abbiamo il controllo. Quando entriamo nella fase REM, il nostro cervello ci proietta scene, immagini, alcune reali, alcune di fantasia, rielabora e si concentra su quello che abbiamo vissuto. Ogni cosa che ci accade nell'arco di una giornata poi va a influenzare quello che vivremo nel nostro mondo onirico. Alcuni si perdono in questo mondo onirico, non trovano più la strada per tornare a casa. Per casa si intende il proprio corpo. È come lanciare un dado a milioni di facce. Hai una possibilità di perderti, ma ogni volta che ti addormenti devi essere conscio del fatto che potresti non svegliarti più in questo piano, ma altrove. Concentratevi sul vento, sui profumi che esso porta. Questi odori ci possono rivelare molte informazioni sui pericoli, sulla vita che ci circonda. Sentite? Un temporale si avvicina. Ora andate, miei apprendisti, mettete alla prova tutti i vostri sensi. Recatevi nel bosco a nord e cercate la cosa più importante di ognuno di voi.
Era ora che arrivassi, vecchio pavone! Vi servono un paio di decimane, in realtà, per arrivare fino al punto, anche perché a un certo punto, quando entrate nel confine crepuscolare, la zona non è tutta fatta strade, quindi ogni tanto il carro va portato piano piano, eccetera. Queste decimane avete modo di approfondire meglio la vostra conoscenza, capendo un po' di più la storia di Arion e viceversa la storia della banda della Chimera Lesta. In ogni caso, dopo due decimane di viaggi, arrivate al punto indicato dalla mappa, o meglio, a poche centinaia di metri. La mappa vi ha condotto in quella che sembra essere una specie di conca, totalmente nascosta. Qua ci sono degli alberi secolari di grandezza colossale, tant'è che tutta questa conca è totalmente coperta dagli alberi. C'è questa mega cupola di rami fitti e intricati che non fanno passare neanche un filo di luce. Mentre questa conca accoglie una sorta di ziggurat, lo definireste. Un'antica costruzione di tempi passati di cui tu, Ka, riconosci, hai studiato che erano templi usati per antichissimi culti di cui ormai si è totalmente persa la memoria. A te, Arion, invece, no. Quel tempio ne hai visto uno molto simile nel deserto dove perdesti la tua tribù. L'umore non è dei migliori, ma sai che ciò che contiene questo tempio questa volta non sparirà. Questa volta. Lo ziggurat è quasi interamente coperto da vegetazione, ma non semplicemente rampicanti, no, letteralmente la terra è come se l'avesse coperto, vedete? Inghiottito. Inghiottito, esatto, vedete giusto gli ultimi due piani, vedete solo la cima dello ziggurat, ma c'è un lato che è come se fosse crollato, rivelando una porzione del lato. Quindi c'è un'apertura? C'è un'apertura, e vi dirò di più, ai piedi di questa apertura vedete anche una grande entrata, bello spazio che vi fa intuire ci si possa infilare, fuori dal quale c'è un accampamento. Un accampamento? Vediamo del fuoco, del fumo? No, vedete soltanto che ci sono tende. Ma non so se ci sono persone in quel momento dentro. Percezione. Qua in verità tiro comune, quindi fatemi tutti quanti percezione. Io ho fatto due, quindi... Ragazzi, ho fatto 9 più 8. 2. 9 più 8. 9 più 8. Io 15 più 3. Tu, appunto, stai meditando sulle tue robe. Io sto pensando ancora a quel sogno che abbiamo fatto decimane fa sul vedere lui vecchio e lei d'oro. Adesso vedere tutte queste cose ti sta un po' obnubilando la mente, perché tutto sta iniziando ad andare dove dovrebbe e capisci quanta profondità ci fosse nelle sue parole. Voi ho osservato un po' meglio la situazione e no, l'accampamento sembra abbandonato. Ci sono delle tende e tutto, però vedete che alcune tende sono coperte di fogliame, quindi non sono state occupate di recente. Non ci sono fuochi, l'uscia è calda. Potete dire abbastanza con certezza che lì, in quell'accampamento, non c'è nessuno. Poi, all'interno del tempio non si riesce a vedere, quindi magari sono tutti dentro. Però, primo momento, questo è. Direi di avvicinarci verso l'ingresso. Anche mi avvicinerei Come tanto. Come tu fai due passi, mentre sei ancora lì che tenti osservare, eccetera, scivoli e ti fai in discesa tutto quanto il percorso. Ok, e arrivo fino all'accampamento. Arrivi proprio alla prima tenda che sei coperto, cioè verde, proprio tutta la parte frontale. Ma Arion, quando vede l'accampamento, stavolta senza dirlo ad alta voce, può pensare a Yindak? Sì. È molto plausibile. Perché si incazza come una bestia se... Di nuovo è arrivato secondo. È molto incazzato. Molto plausibile, ed è giusto che sia molto incazzato. Okay, assolutamente. Perfetto. Posso verificare con percezione, con più precisione, se questi accampamenti sono usati da relativamente poco o sono lì da chissà quanto tempo? Senza farti un tiro, analizzi la situazione intorno e non sono secolari, per intenderci. Ecco, questo volevo sapere. No, sono qui qualche decimana, a grandissime linee. E allora, quando arrivano loro, condivido loro quello che penso, ovvero che probabilmente avremo compagnia, se va male, dentro lo ziggurat. Se va male male, non avremo compagnia, perché chi ci è entrato, ci è morto. Speriamo. Speriamo. Arion, adesso noi cerchiamo di mantenere sempre una mentalità positiva, se puoi non distruggere questo equilibrio.
Prego. Noi... l'avete mantenuta per tutto il viaggio. Vediamo se regge adesso. Io sono un po' preoccupato dall'affermazione fatta da Arion, perché ha detto speriamo. Io l'ho visto con i miei occhi, lo abbiamo visto un po' tutti, decimare un intero stuolo di mercenari dentro la villa nella quale abbiamo derubato questo totem. Quindi incalzo, perché speriamo? Hai paura di qualcosa? Chi è stato in questo accampamento è tenace e capace. Non un vero pericolo, se non sono qui da troppo tempo. È più il pericolo di fallire nel trovare quello che ci serve che non poterli decimare. Ok, questo mi risolleva il morale. Quindi se va male ci pensa nostro amico. Sì. Nostro nuovo amico. Ci pensiamo tutti insieme. Bravo, stavo per correggerlo. Uso telepatia sul ladro. Ok. Facciamo andare avanti sempre lui. Mi raccomando. Io comincio comunque ad andare a priori avanti a loro. E se c'è un'entrata in qualche modo, un modo di concepire come raggiungere il centro di questo ambiente, io mi muovo autonomamente da solo. Capite che l'accampamento è stato strutturato a mo' di corridoio, quindi in verità passate praticamente per tutto questo accampamento senza soffermarvi troppo, finché non arrivate a quella che vi avevo indicato come essere un'entrata. E appunto una sorta di tettoia tenuta su da delle colonne, vedete che entra in quello che sembra essere il cuore dello Ziggurat. Iniziate ad addentrarvi, voi due avete scuro visione e non vi serve luce, voi due invece... Posso tenermi una lucina accesa? Una fiamma danzante vi è molto utile, illumina quel tanto che basta. Perfetto. Per non e allora mi tengo una lucina in mano. Man mano che camminate vedete che c'è una sorta di grande porta di pietra, ma davanti vedete quattro figure. Tre di queste indossano la divisa della Chiesa dei Venti, un doppio petto nero, in verità coperto da un pettorale di armatura, spallacci ed elmo. Come vi sentono avvicinarvi, estraggono le loro armi con gli scudi già in mano. Il quarto invece è un'entità più enigmatica, vedete che indossa un'armatura nera particolare, stramba, che tu, Arion, riconosci essere un cavaliere degli Indaco. Nel tempo Pio davanti a quest'ulteriore grande portone. Noi ci fermiamo tutti, io faccio cenno agli altri di lasciare che sia lui a gestire la situazione, perché non ho idea di cosa abbiamo davanti. E noi tutti. Io telepatia a lui dico bravissimo. Io ti proteggo da dietro con l'arco. Vai. Sì. Ok. Vai forte. Ma dinanzi a questo, al di là della consapevolezza dell'iconografia, sono a mo' di statue egiziane molto grandi davanti a me, oppure sono qualcosa di... cioè, cosa ho davanti a livello di dimensioni? Posso interagire con queste statue? No, sono più grandi. Sono persone. No? Non sono persone. Ah, sono persone! Sì, sì, sì. Sono persone, scusate, non... No, mi ero flashato che fosse parte della decorazione. No, dicevo, no, ma no, come un indaco no, in no, natura nel tempio? No, no, no. Mi aspettavo che un passato incredibile. No, 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 no. Sono fisicamente lì, che si girano ed estraggono le armi come vi avvicinate. Ah, sono persone, vado in ira. Secco proprio, all in. No, ma stai scherzando. No, no, prego. Cioè, li sta attaccando? Sì. Io peggio. Mi cioè, io sono davanti a voi e siamo praticamente all'ora di Broly, praticamente. Cioè, okay. Lui sta per commettere il genocidio. Cioè, quindi, dopo tutti questi giorni di viaggio, mi vedono semplicemente esplodere. Contro chi esplode? Eh? Contro quello diverso. O quello diverso. Quello diverso. Sì, contro sì, solo sì, quello diverso. Beh, tiro anche il D8. Per la magia selvaggia. Ah, ma certo, mio caro, ma accomodati. Quindi vediamo che succede. Certo, attivi l'ira e carichi. Ho 2 volte 8, quindi non posso scegliere. Allora è deciso. Di un D8. Sì, sì. Ma in questo caso il valore più alto non è meglio, eh? Ok. Perché sono effetti diversi. Okay. Quindi è un po' come tirare... Ok. È uno di 8 effetti. Esatto. Vabbè, tiro per colpire. 17. Se fossimo in un altro gioco sarebbe critico. Però vabbè, 17, 23, 27, 30 a colpire. Beh, quindi mi sa che lo prendo. Passa. Mi sa di sì. Adesso succedono un po' di cose che vanno un po' descritte. Prego. Perché intanto tiro i danni 2 volte che posso decidere quello migliore, mi sa. Per i danni tu tiri il dado, se il risultato non ti soddisfa puoi ritirarlo. È quello, eh sì. Sì, 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 sì. Ok, sì, ok, sì. Ok, beh, esatto, era precisamente quello. Ecco qua, fatto 11 di danni. Una volta per turno, quando il personaggio tira per i danni di un attacco con un'arma da mischia, può ripetere il tiro per i danni e scegliere quale risultato usare. Ho fatto 11 sul D12, non tiro nemmeno.
11 più forza. Allora, allora, adesso succedono un po' di cose. Un po' di cose. Quindi lo colpisco perché 30 figa, 30 cazzo. È esploso praticamente. Quindi 19 danni con il colpo. Il problema è che succede anche un'altra cosa che voi vedete. Per farvi capire il personaggio, se io mi allungo colpisco a 3 metri. Ok, quindi sei enorme. E anche la spada non scherza. Quindi lo colpisco, questa spada lo prende male. Non mi interessa cosa rimane di lui. Ah, ok. Nel senso che io lo colpisco, ma appena lo colpisco, stringendo ancora la spada, voi vedete una pulsazione di luce, immaginate dal mio petto, perché sono adesso mi vedete di spalle, parte un fulmine di luce, che però in realtà è letteralmente elettrica, che lo folgora dal mio petto, dopo il colpo. Ok. Fammi tirare i danni. Prego, non sono io a fermarti. Questi sono danni, cioè... sono i danni magici, cioè danni radiosi, vuol dire che sono praticamente energia pura. Cioè praticamente lo disintegro. Lo lo deflagri, diventa cenere. Ho fatto 5 col D6. No, non l'hai distrutto. 19 danni con la spada, più 5 danni radiosi dal petto a bruciapelo. Ricordiamoci che tu sei in ira, quindi aggiungi più 4 i danni, se non l'avevi già fatto. Ah no, è vero, quindi ho fatto 23. 23? No, aspetta. Solo con la spada. Ecco, solo con la spada, qui aggiungiamo quindi gli 5, altri 5, quindi sono, 20, sono 28. E in simpatia io ti aggiungo che è ancora l'attacco extra. Sì, perché... Ah, quindi dopo la carica posso fare una... Bello di 25. Sì. Lo sapevo. D'accordo. Mamma, è un sogno che si realizza. Bello sto gioco, è diverso, la 3.5 non potevo. Ma che cazzo, ma in 3.5 non potevi fare la metà. Due di dado, però non è detto che non lo colpisco per forza. Vediamo un po', aspetta, due... Più 3 che 5 con l'arma. Più 5 che 10 la forza. Forza, più competenza. Più 3, più 6, quindi 16. No, non passa. Fai conto che tu, per quanto mi riguarda, sei arrivato così. Sì, l'hai, esatto. Gli hai tagliato via un pezzo. È come se non riuscissi a estrarre la spada. Esatto. Letteralmente la spada è incastrata in un pezzo della sua armatura. Cioè, il braccio destro che sta pendendo a corpo morto dal fianco di questo cavaliere. Però sbatto la spada a terra comunque col secondo colpo. C'è ovviamente scintille che illuminano la scena. Signori, iniziativa a questo punto. Beh, mi sa che direi che non ci possiamo tirare indietro. È ancora vivo il suo bersaglio? Sì. Ok, 16. Più 3. Più 3, sì. 19, perdono. Io 17. 8 più 4. E 6 più 2. Il piano da giro... Ah, aspetta, aspetta, aspetta. Regola. Devi tirarmi costituzione su di lui. Ah. Tiro salvezza. Tiro salvezza, ok. La CD è 14. Ok. Non posso. Ok, quindi ha preso i danni. Ok. Il prossimo turno è accecato. Ah, pure. Gradevole. Ok, quindi primo Saido. Ok. È ancora vivo il suo target? Vedi che sta barcollando. Ok. Lo attacco. Questa cosa è figa perché vuol dire che lui ha il coraggio di avvicinarsi a me in quello stato. Esatto. Vado verso di lui, serpentino. Vado con il veleno di serpente e attacco. Ok, vai alle sue spalle così fiancheggi. Esattamente, vado alle sue spalle così fiancheggio e voglio ovviamente iniettargli anche il veleno con il colpo nel corpo per cercare di finirlo sostanzialmente senza che possa rispondere ad Arion. Tiro per colpire. 13. Con vantaggio, quindi tiri due volte e tieni il risultato migliore. 17, quindi più 6. Ah, giusto la CA, sì, 6. 23, 23. Ok, 23 passa. Sono 4 di 6, più 3 di 6 per il veleno e il D8 del pugnale. Perfetto. Mamma mia, un botto di roba. Però secondo me questo è grosso. Quindi il veleno l'ha perso lui? La CD del veleno deve fare lui. Ah, madonna. Non è garantito il veleno. È vero, è vero. Continuo a scordarmene. Basta. Ok, per la costituzione sua, perché potrebbe resistere al no, veleno. No, perché c'è l'11 di grado sfida da lanciare. Se lo passa il veleno non sta. Io ho fatto con il primo di 6, 5. Ok. 2. 7. 1. 8. 2. 10. Meno male che ho messo anche il veleno, va. 2. 12. Santo Dio. Appunto, ecco, 5. 5, però è 17. 4. Ok, sì, è sfigato quello. 4, 21, ok. 7. Buono! Ok, quindi... Ah, 28 danni. Minchia. Non muore? Madonna mia, cazzo, lo sapevo. Ma mostro! Lo so, Secondo te perché sono andato in ira? Posso, prima di concludere il turno, dire una cosa a lui mentre ho colpito? Allora, l'azione gratuita, sì, puoi dirgli una cosa di... Pochissimo. Pochissimo, però. Ok. Mi permetto di dire che la rabbia in battaglia è cattiva consigliera. Tu, Arion, lo vedi? Non so se nel tuo passato hai mai visto un barbaro in ira, però non ti sta sentendo. Cioè, me ne rendo in realtà conto. Successivamente percepirà il fatto che tu hai fatto questa azione, che hai partecipato. Okay. Se lo ricorderà perché comunque è cosciente. Ma in questo momento non mi caga. Ma guarda, se mai lo incassi ancora di più. Quindi,
Mike. Finiscimelo questo punto, sta là. 18, quindi l'ho preso. Hai fatto 18 di dado? A colpire, l'ho preso. Hai voglia. L'ho preso. E quindi l'ho preso. 18 e 15, li ho presi. Sono, perché sono due colpi posso fare, no? Sì, fai attacco extra. Ah, li tiri insieme subito i tiri per colpire. Sì, sì, sì. Prima di colpire, allora, poi... Hai fatto 15 di dado? Sì, tu hai 50 miliardi di bonus. Guarda, okay. Facciamo il conto. 15. Più 3 6, dell'arma. Sì, il classico più 6, 21. Okay. Più 5 a forza, 26. Più 3 l'arma, 29. Mi sa che l'ho preso. Okay. Così, a naso, A posto. Vai per i danni. Tiro, ho fatto 3. Lo ritiro. Sono deluso. Sì, assolutamente. Ritiro, 2. Quindi sono 3, più 3 danni 6, più 5 11, più 4 15. No, non aggiungi la competenza di danni. Lira. Lira, giusto. 15 e poi c'è il fulmine che ribatto su di lui, perché ogni turno. Prima tira la CD, che è 14. No, stavolta non passa. Ok, quindi sono 15 danni col primo attacco e adesso mi tiri i danni del secondo. Sì. 7. Ok, quindi, 7 va benissimo. Sì, prima erano 15 ed era con 3, quindi a questo punto sono 19. E non sta tanto bene, ragazzi. È ancora vivo. È ancora in piedi. Mamma mia. Vedendo che davanti a me un barbaro per due volte di fila ammazzolato, io ci sono andato anche di ricarico con i veleni, guardo loro, perché sono in linea, line of sight. È tosta, ok? Il tizio con la mano libera, perché la mano quella è tagliata. Mezza tagliata, che ancora pende, era quella che impugnava un'arma. Si afferra il braccio penzolante da sotto l'ascella e se lo riattacca al corpo. E inizialmente no, vedete il braccio che pende, poi vedete degli spasmi, vedete la mano muoversi in qualche modo e improvvisamente fa uno scatto in alto e poi cala verso Arion. Ti acchiappa e ti fa 16 danni. Vai via da qua, cazzo. Mazza. Col primo attacco. 10 danni col secondo. 26. E poi azione bonus per farti un terzo attacco in simpatia che non passa. Vedi praticamente il braccio che cala secco, effettivamente non te l'aspettavi questo proprio per niente. Questo no. E quindi ti fa un bel taglio, non è profondo però ti prende. Poi ancora più inaspettato è il rialzo che, come dire, non è che cala lama, gira il polso e la rialza. No, fa giù e va su. Al terzo però hai capito che sto coso si sta muovendo così, quindi quando cala il braccio tu fai un mezzo passettino indietro per far schiantare la lama per terra. E in quel momento vedi che perde un po' la presa, ma nel momento in cui perde un po' la presa e, come dire, l'apertura che gli hai fatto si riapre, vedi che ci sono dei filamenti, come se si fossero generati dei piccoli filamenti che ricuciono. E il braccio rimane però un po'. Sì. Un po' sbilenco. Michelle! Eccoci, tenterò invano di utilizzare l'arco. Ti ricordo il marchio del cacciatore. Giusto. Sì. Devi metterlo addosso. Così poi fai un D6 danni extra al bersaglio ogni volta che lo colpisci. Sì. Allora io gli metto il marchio del cacciatore. Sul cavalierone? Yep. Perfetto. Anche tu stai andando sul cavalierone quello. Sì, non muore. L'hai messo a fuoco e adesso sei totalmente concentrata su di lui. Vai. 3. Tre, gioia, anche con tutti i bonus, non credo proprio che passi. Però hai l'attacco extra e quindi puoi fare un altro attacco. Esatto. 6. No. Questo è troppo forte. No, questo è grosso. La prima freccia proprio rimbalza su un pezzo di armatura, la seconda si infila da qualche parte, ma non sembra aver sortito nessun effetto di nessun tipo. Di gomma, praticamente. Mm-mm. Yuk. Eccoci. Eccolo. Che ci conviene? È il momento della palla di fuoco. Allora, io sono lì dietro. Puoi stare qua, puoi farlo, può funzionare. Non su di lui. Ci sono due dietro. Ce ne sono due da una parte e uno dall'altra. Faccio l'angolino dietro i due e miro lì. Va benissimo, assolutamente un'ottima strategia. Idea. Anche perché fa un male boia la palla di fuoco. 8 di 6 e non fai tiro per colpire, sono loro che devono fare un tiro salvezza. Ok. 6. Bene. 6. 12, bene. 5. Ok. Che cazzo. 2. Va bene, vabbè. Siamo a 19. 2. Hai compensato. Sì. 4. Ok, buono. 25. Siamo a 5. Sì. Ok. 6. 3. 4.
Bene. Ok, quindi siamo a 38 danni. Sì, ma che bomba. È una bella palla di fuoco per il primo attacco del mago. Beh, dopo sì, tanti sì, anni. Meno male che non mi hai preso, guarda, perché sennò la mia avventura finiva qui. Descrivi. Descrivo questa bellissima palla. Il mago impone il suo bastone, lo sposta di lato perché ha bisogno delle mani libere. Giusto. Per castare la sua palla di fuoco. Suprema, mi permetto di dire, in questo caso, poiché l'attacco è incredibile. Certo. Procede all'imposizione delle mani. E c'è questa immensa bolla di calore che avvolge tutta la stanza, concentrata in questo angolo remoto che fa squagliare il terreno sotto e le armature dei soldati iniziano praticamente a fondersi attaccandosi questo alla loro prima pelle. Della deflagrazione tra l'altro, sì, perché poi sporca sì, alla loro pelle con ustioni di secondo e terzo grado e poi e adesso è il momento in cui Matt si dice e comunque non muoio. Esatto. Vedete effettivamente il calore che diventa talmente tanto forte che la sabbia, la polvere si vitrifica praticamente finché poi puff, e i due tizi vengono scaraventati in giro per la stanza. Uno si perde in fondo al corridoio, l'altro si schianta contro il muro ma è liquido, quindi fa tipo decalcomania sulla parete. Il terzo guarda e pensa, ma io neanche ci volevo venire. E tocca a lui, tra l'altro. Il terzo ritirata, fa un tiro salvezza su saggezza. Ah, addirittura? Sì, mica dopo una roba del genere, non è che hai proprio voglia. Un po' ti passa, sì. Ha visto l'ira, il potere del mago. Esatto, poi. Ma fai anche no. Passa però il tiro, quindi Resiste. Si fa forza, si mette alle spalle di Ann e tenta di colpirti. Non passa. Tenta, tu però ti sei girato per vedere la palla di fuoco, hai visto i due essere scaraventati. Ti giri per quindi vedere lo vedo. Che cazzo fa, quello si avvicina e lo riesce a deviare. Tocca a te, Said. Posso ovviamente fare la cosa più intelligente, cioè fronteggiare il nemico più debole che ho davanti, ma dall'altra credo sia moribondo. Potrei avere l'onore il di ricordo. Dargli il colpo finale. Prendo le lame in mano, guardo il soldato che mi è venuto alle spalle e con un salto invece vado all'indietro e mi butto sul principale target suo. Madonna, ok, dagli forte. 18. Ok. Ok, e adesso devo tirare i danni. Uno. Bene, che ottimi. Non sei il mago. Due. Tre. Magari è crescendo. Dai, che adesso arriva fuori. Sei. Bene, ok. Ok. Uno! 10! E il di 8? 18? Dai! E secondo me muore. Dai! Scopriamolo. 3. Madonna. 10. Tu ti lanci. Quindi salto, atterro su di lui, cerco di tirargli finalmente, definitivamente a terra il braccio penzolante con entrambe le daghe e effettivamente quei nervi, quelle cose che si erano create si strappano definitivamente, lo strappo si allunga fino oltre la gamba, cade metà da una parte e il resto del cavaliere dall'altra, crollando a terra. Oh! In Telltales Arion ricorderà questo. Esatto. Ok, io tiro un sospiro di sollievo, perché diciamo che le lame mi erano un po' ballate in mano durante la stato un po' di fregola. Ok, Arion, ne rimane uno. Fai lo avanzi. Tutto tuo. Io mi abbasso. No! Esatto, beh, decomprimo quando vedo morire lui. A parte che lancio uno sguardo al buon ladro e anche se sono in ira, dico, ok, gli metto una mano sulla spalla, lo sposto, ok. E vado dietro a quello, no? E io rido. Se il coglione esplode. Tiro per colpire. Con vantaggio. Con, sì, ho fatto il primo 16, vediamo che succede. Ok. Diciamo, sì, 17 e niente, uno a turno tiro il 12, 26. 26 più mi tiri costituzione per favore, più costituzione, D14 che non passa, quindi mi colpisci, ti faccio il D6ino 1. Vabbè, hai preso il silenzio. E il dado, è il dado. Gli faccio anche un danno radioso, se ancora il nervo ottico funziona glielo acceco. E che ti devo dire? Attacco extra. Cosa mi vuoi dire? Esatto. 12, mi sa che lo prendo proprio tanto. Mi sa che lo prendo tanto. Se vuoi farmi anche il secondo tiro con vantaggio per vedere se esce un 20. Ah, ma sì, certo. Eh sì, il vantaggio è fisso.
10, vabbè, 12 comunque. Ho fatto 3 con il dado di prima, che comunque sono 18. Madonna! Quindi, sì, sono tipo quanti? 40 danni praticamente. Sì. Stai sputando sul cadavere. Sì, no, il fatto è che sì, però poi faccio anche il secondo. Ah, dopo che è morto. Secondo, esatto. Allora se fai tutto e poi al volo, pam! Esatto, sì. Quindi, avete dato un po' di colore a questi bui e tristi corridoi. C'è ancora un po' di odore di arrosto. Siete contenti di aver lasciato in carrozza? Ma l'orco c'è, può farsi un po' il letto. Stavo giusto dicendo, siete contenti di aver lasciato Alice in carrozza? Che sennò si sarebbe messo lì a smangiucchiare pezzi. E davanti a voi quindi c'è il portone, adesso privo di guardie. Lucia, vorrei farti una domanda. Sono un attimo incuriosito dalla tua ira istantanea appena hai visto quel cavaliere e che cosa sai della ricostruzione del suo corpo. E quindi ti chiedo, che cazzo è successo quando siamo entrati? Che ho 10 volte i vostri anni. Andiamo avanti. A dir poco. Lascio insomma che Arion vada avanti e decomprima un po', che Lucia continui con le sue domande tipo di che segno sei, cosa esatto, anche perché ero convinto che saremmo arrivati prima di tutti. E confabulo un attimo con lui sulla strada, ok? Con K. Arion è particolarmente iracondo contro qualunque cosa fosse quel cavaliere zombie capace di riattaccarsi i lembi. Non voglio dire che mi auguri che Arion ci schiatti, ma magari fa qualche cazzata. Magari si arrabbia troppo. Se succede, prendiamo il tesoro e lo andiamo a rivendere. Io continuo a ripetere, lasciamo andare avanti sempre lui. Assolutamente. Io sono d'accordo con te, sto semplicemente dicendo che magari fa qualche cazzata. E ciò detto, potremmo essere anche in pericolo. Perché se fa troppe cazzate e si mette a combattere troppi di quei cosi tutti insieme... Assolutamente, sarò il primo a diventare invisibile, non temere. Finalmente Dark Souls, ok? Esatto. È enorme. Portoni di pietra vengono spalancati dalle nerborute braccia di Arion. I portoni vedete che sono massicci, pesanti, ma scorrono bene. C'è un corridoio lungo, tutto in pietra, molto più piccolo del precedente. Questa luce, volta luce di zero, come al solito assolutamente nulla. Voi non avete visto in faccia né il cavaliere né gli altri, però di stazza vi sembravano umani, mezz'orchi, roba del genere. Vi ricordo che eravate veramente totalmente al buio, eppure loro... Anche durante questo combattimento. Anche durante questo combattimento. Voi, allora, tu avevi le luci danzanti, eccetera. Certo. Ma quando siete arrivati, loro erano totalmente al buio. Eppure riuscivano a combattere. Eppure riuscivano a combattere, quando vi siete avvicinati sono girati. Ci hanno percepito estraendo le armi, giusto? È una cosa che... Questo è strano. Camminate lungo questo corridoio. Non è stretto, per carità, ci passate anche tutti e quattro uno di fianco all'altro, ma rispetto a quello precedente che era gargantuesco, questo risulta più stretto. Entrate in una sala circolare, piuttosto ampia, e siete praticamente in una pozza di sangue. Trovate, contarli così a occhio saranno 20, 30 cadaveri, cavalieri, uomini della chiesa, gente scannata malissimo. Al centro vedete che c'è una sorta di grossa palla di pietra sempre, però vedete che ci sono tipo delle venature, ci sono delle decorazioni particolari. Fatemi tutti un percezione a questo punto. Yes. 11. 17 con 7 di percezione. 11. Ok. Voi siete un attimo atterriti. Minchia. Sì, 30 corpi morti. Cazzo è successo? Esatto. Tra l'altro, cioè, ma morti male, alcuni aperti e robe del genere. Tu sai, Do, però, inizia ad analizzare un po' meglio la cosa. La tua attenzione viene colta da quelle che sembrano due sfere, sempre di pietra, della stessa architettura, che galleggiano in giro. Poi mentre galleggiano. Sfere di pietra che galleggiano. Ok, non... come se levitassero. Sì, esatto. Okay. Sono piccole. Non ve ne siete accorti subito perché non fanno rumore. Mentre girano, poi ti accorgi un'altra cosa. Vedi un paio di corpi che hanno dei buchi. Che immaginavo. E poi uno in particolare lo vedi schiantato contro il muro. Vedi il corpo giù a terra, seduto con un buco. Poi c'è la strisciata di sangue e vedi che c'è un incavo in quel punto del muro che ti sembra la stessa grandezza di quelle sfere. Io chiedo a tutti quanti di stare fermi, perché credo che qualcosa attivi quelle sfere che verranno attirate dai nostri corpi a una velocità tale da bucarci. Quindi dobbiamo capire cosa le attiva per evitare di fare altrettanto la fine di questi cadaveri. Tu le conosci, Arion? Conosci queste sfere? Arion rimane positivamente colpito dall'essere non il primo a notarle. La cosa gli salta all'occhio. Cioè, cazzo, le ha viste prima di me, no?
Devo. Allora, nel buon D&D 3.5, maledetta quella roba insulsa, c'erano le conoscenze. Qui che succede? No. Mi dici tu, tiro qualcosa. Saggezza, intelligenza, passato. Per cosa? Cioè, cosa? Per sapere se in quello che sono le mie esperienze precedenti ho visto una trappola del genere. Storia. Fammi uno storia generico che è per ricordare robe. 18 di dado. Come questa no. Ok. Però capisci che queste pietre sono parte integrante dell'architettura. Cioè non è una cosa che è stata aggiunta dopo. Certo. È una cosa che è sempre stata qui, sin dall'alba dei tempi. Lo ziggurat che tu... Sì. I tasti all'epoca era molto conciato peggio. Qua invece forse vedi quello che doveva essere la forma originale anche di quello. Quanto è in profondità della stanza? Quanto è grande questa stanza? Quanto è grande questa stanza? E quanto è bravissimo? Quanto è distante il soldato morto, comunque il cavaliere morto, dall'entrata dove ci troviamo noi? Voi siete entrati, ipotizziamo, da sud. A nord vedete un'altra porta, ovviamente ben chiusa. Ci sono. A est e a ovest ci sono questi due incavi. Uno è quello con il cavaliere morto. Poi girandovi, guardando dall'altro lato della stanza, vedete che c'è un altro incavo, però senza particolari robe. Io posso fare indagare o... Sì. Sì, tira. Potrei scoprire qualcosa se... E i corpi morti sono un po' dappertutto. Sì, sì, sono sparsi. Intorno alla sfera, quella grande al centro, c'è un microspazietto pulito. È come se... Ok, dove non c'è sangue, non c'è morte, non sì, c'è niente. Sì, c'è qualche rigagnolo che è colato. Perimetro circolare totale? Sì. Ok. Quindi tiro per indagare, vediamo. 12 più 7, 19. Le sfere piccole devono essere collegate in qualche modo alla sfera grande, perché le incisioni ti sembrano connesse, non sono uguali, però c'è una qualche familiarità. Vorrei fare un tentativo con una cosa. Noi siamo all'entrata sud, mi hai detto. Con tutta la forza che ho, tiro infatti. Un fiotto acido. Ok. Beh, arriverà, non lo so, oltre il cerchio. Cerco di mirare oltre il cerchio safe, diciamo, del globo principale. Voglio vedere cosa succede se faccio rumore all'impatto della capsula, credo, di veleno che lancio. Quindi tiro questa capsula sperando che possa finire oltre la sfera grande al centro e oltre la zona safe, diciamo, verso la porta nord, in modo tale che è lontano da noi, se succede qualcosa non prendiamo del danno collaterale, mettiamola così. Ok, splash! Il fiotto acido crolla a terra e inizia... Corrode anche un po' di cadaverini. Esatto. Uno schizzetto, una gocciolina, schizza sulla sfera più grande. In quel momento la sfera più grande si muove e si apre. Ed è sostanzialmente una sorta di grosso golem di pietra. Si alza, vedete che quelle scalanature che c'erano su tutta la sfera si illuminano, inizialmente di una luce neutra, bianca, poi diventa verdognola e ti fa una schicchera. Ti lancia uno spruzzino di quello... di quel tuo stesso acido, la stessa quantità che è arrivata a lui. Posso prendere un sasso da terra? Prendo un sassolino non troppo grande. Grande, leggero, e glielo tiro. Oh, lo prendi, lui di nuovo cambia la luce, torna ad essere un bianco neutro. Ti tira un sassolino che ti fa un punto ferita di danno, perché ti prende in fronte. Madonna. È un tipo un replicante, sì. Ti tira indietro quello ma che tu gli fai. Ma lui è per terra o sta fluttuando mentre No, è a terra. E abbiamo due incavi sul muro, che invece sono naturali, fanno parte dell'architettura in quel caso quegli sì, incavi. Sì, sì, sì. Quindi probabilmente gli incavi... Era dove si trovavano servono. Prima le sfere. Ma se le riusciamo a rimettere lì magari il golem si disattiva. Credo. Ma io ho paura a toccare quelle sfere perché... Anche io. Posso fare individuazione del magico per capire se c'è qualche interruttore nascosto, segreto da qualche parte? Sì, ok, lo fai e individui un'energia in questo golem antica, vetusta. Ok. Su un concetto di antico... Più antico di lui? Sì, no, ma è proprio un nuovo concetto di antico. Ok. È okay. Un qualcosa che va oltre il tempo, okay. Cioè una roba che dici... Ok, anche qua non l'ho mai visto. Il golem emana questa energia, le due sfere emanano questa energia e l'incavo, sì. Capisci che è un grosso pulsantone. Ok. È un grosso pulsantone, okay. Cioè? Capisci che l'incavo fa parte di una piastra da premere. Sì. Ok, quindi i globi premono in teoria se inseriti nell'incavo, ok, è un meccanismo. Che poi portano alla porta. La mia mano magica fa parte di me? Il golem ha mirato me quando io l'ho colpito. Non sì. Ha mirato nessun altro, sì. Ha percepito che fossi io ad attaccarlo e quindi ha restituito a me il colpo. Stessa cosa con lei. Dici con se lo lancio con la mano. Se la mano gli tirasse un cazzotto, non dico che lo voglio fare, chi colpirebbe? Me? L'origine del danno, quindi effettivamente la mano.
quindi non me. Quindi non te. Non faccio contro il golem, perché non mi interessa, credo di aver capito come funziona il golem, e in teoria non è tanto il fulcro per ora della nostra azione. Voglio toccare con la mano invisibile, con la mano magica, perdonami, i globi piccoli. Io riesco a intuire quello che sta facendo. Non sono un incantatore. Puoi farmi un'intuizione. Ci devo provare. Se vuoi, sì. 16. Capisci che sta facendo qualcosa. Senza alcuna rapidità, ma con tranquillità, visto che sta letteralmente facendo componenti verbali e sapendo che gli incantesimi possono essere cazzati a distanza, mi metto davanti a lui. Lo lascio fare. Ti sei messo davanti a me? Ma non in maniera soffocante. Davanti a te. Ok. Io metto la spada così. Stringo la sfera la vita, con la mano invisibile. Ok. La stringo. Voglio vedere cosa succede, non faccio altro. Vieni. Niente. E continua a andare, continua a fluttuare il globo. No, nel momento in cui l'hai presa... Hai ferma. Sì, sì, se tu ovviamente la prendi e lasci andare, va avanti, ma se la tieni... Non sta succedendo niente, è semplicemente ferma. Esatto. Posso parlare con lui? Sì, sì, certo. Sì, certo. Se lui può spostare la sfera mettendola all'origine dell'incavo, lasciandola rotolare, potrebbe colpire il golem che poi lancerebbe una schicchera. Vuoi che la tiri addosso al golem? Facendo rotolare, con la tua mano fermala in alto, in modo tale che poi ritorni all'origine, tipo si incastri, credo. Sei un enorme interruttore. Sì. Oppure riuscendo a incastrare le due pietre, forse lì, questo si potrebbe aprire. È sicuramente così. Il punto è, se non le mettiamo insieme, una volta che un globo è dentro, l'altro cosa fa? Ti arriva addosso? Perché hanno i buchi quei cadaveri? Lui è davanti a te, possiamo provarlo adesso. Non dovrebbe morire. Potete provare. Telepaticamente lo sto dicendo, questo. Secondo ovviamente. Me, questa il piccola fatto postilla che sono due, era. Vuol dire che li dobbiamo mettere insieme. Insieme. Quindi, se io ne metto uno con la mano, l'altro come lo spostiamo? Ci serve un'altra. Io sto tenendo un globo. Mettiamo che la soluzione per intuizione è effettivamente che i due globi insieme, contemporaneamente, devono toccare l'interruttore, altrimenti uno ti arriva addosso. Magari e ti buca. Sparati dal golem. Mm. Io credo di sì, io credo che il golem ti tira indietro quello che tu gli tiri, esatto. Quindi se gli tiri addosso la sfera, magari lui la rimette a posto, esatto. Ok, ma sono bucati. Esattamente. Quindi il problema è questo, che se tu gli tiri addosso la sfera, ti riarriva addosso, gliela deve tirare la mano. La mano e un'altra. E deve farlo davanti al pulsante. Sì. Ok, si può ok, fare, allora però... Entrambe. Ho paura che esatto, se ne facciamo solo una. Si muovono da sole i globi. Mi hai detto che fluttuano. Ma non per cazzi loro. Vedi il fatto che fluttuano. Se fossero fermi a terra, sarei tranquillo. Però potresti di metterli provare. Una alla volta. No, io gliela lancerei, vedrei se riesce a incastrarsi. Poi prenderei l'altra, lancerei in casa. No, allora, pur vero è che più che altro se dovesse essere come dico io e l'altra sfera si incazza se non la metti a posto insieme alla prima e ti attacca, attaccherebbe il pulsante, non me. Esatto, perché la mano non sono io. Ma quindi non ci perdiamo niente, secondo me è da provare. Proviamoci. Allora la mano invisibile si mette davanti al pulsante, facciamo ovest, e tira fortissimo contro il golem. Ok. La palla va verso il golem. Il golem questa volta non è passivo. Prima che la palla lo tocchi, lui si gira e pum! Gli dà un pugno. La palla va verso il muro, pam! Si schianta contro il muro, premendo la piastra. Vedete una linea di energia che si collega. Non succede nient'altro? Prendi vai. L'altra palla, su. Vai! Okay. Allora, di nuovo mano invisibile. Altra palla. Gliela tiro dall'altra parte. Boom! Bam! E la porta. Si apre. Beh, corriamo okay. Come mostri. Ok, molto bene. Dobbiamo superare il golem. Possiamo andare. Faccio invisibilità superiore così che il golem. Il golem non guarda vede. Che non si muove. Ah no? Il golem se non lo tocchiamo non ci fa niente. No, esatto. Nel momento in cui attraversate la porta, essa inizia a richiudersi perché vedete le sfere che si staccano. Scollano. Okay. Ricominciano a girare e ovviamente. Sarà bello uscire da qui. Lascio chiudere, sì. La porta si richiude alle vostre spalle. Siete in un'altra stanza circolare e in quel momento sentite un. Un meccanismo di pietra che si gira. Sentite che la piastra su cui siete si muove in una direzione, verso l'alto probabilmente, non ne siete sicurissimi. Ma capite che il movimento non è dritto, è più obliquo, cioè qualcosa che non è lineare in questo movimento. Arriva ad un punto e si ferma. Due porte si riaprono e in quel momento davanti a voi vi è una scena abbastanza particolare. Vedete un altro golem simile a quello di prima, ma molto, molto più grande. Occupa questa cupola, questo spazio gigantesco. Termina praticamente alla cassa toracica che si apre e all'interno di questa cassa toracica vedete che c'è un enorme cristallo azzurro.
Ah. Quel cristallo azzurro. Mi sa che adesso tocca a lui. E che la stanza non è per un cazzo vuota. Davanti a voi c'è una discreta quantità di un cavaliere indaco e sgherri. Noi riconosciamo che è lo stesso cavaliere contro il quale si è incazzato. Sì, sì. Sono vestiti l'armatura allo stesso. L'armatura, sì, 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 no, l'armatura non è lo stesso identico. No, no, ma... Cioè, ma ci vediamo qua dentro qualcosa o... Sì, allora, vedete che la stanza adesso è parecchio illuminata, okay, perché il grosso golem emana queste luci. In più, okay, c'è il cristallone che sta proteggendo la nostra casta crotoracica. E in più vedete che ci sono due cristalli che galleggiano zona spalle del golem. Il golem in questo momento è fermo. Il cavaliere si gira verso di voi, guarda verso i suoi sgherri, gli fa segno di attaccare e cammina verso il cristallone azzurro. Vedete che alza un braccio al cielo, ha una sfera, un qualche oggetto, però non appartiene a questo luogo, è qualcosa di strano. Vedete un lampo che si scaglia contro il gigantesco golem e si anima e inizia a prendere vita. Io, sì, Dion, senza interruzioni, avrei letteralmente per la prima volta detto lui necessariamente di attaccare in anticipo una palla di fuoco davanti a sé. Perché se quelli caricano, è loro non si aspettano. Sì. Esatto. Gli avrei detto, vai. Ma anzi, a questo punto, se mi dice che è narrativa, io ti dico, non lo tiro il D8, scelgo io. Sì. Anche perché abbiamo fatto tutta la narrativa perfetta. Lui ha visto il teletrasporto, diciamo che la cosa folle. Poi hanno visto il raggio. Qui, prima che voi giochiate, perché a questo punto vi dovete immaginare una roba che durerà per un po'. E che non dovrebbe stare in un manuale di D&D comunque. Non, questa ma cosa è sbagliata. Che quello è tutto sbagliato. Sì, ma no, questo no. Cioè, che lui ha descritto, quindi avete finalmente anche una rivelazione. Ok. Quindi Arion si rigidisce, va in ira, stavolta non carica, non urla, sta fermo. Solo perché siete acuti riuscite a correlare quello che vedete alla sua azione. Perché avete visto che se riesce a fare quello può fare anche altro. Certo. Io più che descriverlo ve lo leggo. No, perché è in un manuale, ragazzi, non è sbagliato. Ogni creatura a sua scelta nel suo campo visivo entro 9 metri da lui deve superare un tiro salvezza con appunto queste liane che assorbono la vita necroticamente. Quindi va a creare un terreno in cui non possono muoversi, perché escono quasi quali. Ne blocchi una e le altre si inciampano e si ammazzano fra di loro, mentre arriva una palla di fuoco. Ok, quindi questi rovi prendono ai piedi i soldati, sì, mentre lui spara palla di fuoco e intanto gli rubate pure la vita. Sì. È goloso. Bene. È molto goloso. Signori, il gruppo di cavalieri, eccetera, vi sta caricando a testa bassa dopo l'ordine del loro capo. In ordine, Mike, Saido, Michelle e Luca. Let's go. Cosa fate? Arion utilizza questa abilità. Esce questo viticcio oscuro, che sicuramente ostacola anche chi sta caricando, succederà un bordello. Uno viene catturato, se non supera un tiro salvezza decidiamo se tirarlo o meno. Però, sì, finalmente riferisce senza saccenza al buon mago e dico a palla di fuoco. Subito! Palla di fuoco sia. Esatto. Mago della foglia. Vedete appunto queste radici oscure che escono dal terreno come evocate, non come se fossero uscite dal terreno, ma proprio che fossero comparse dal nulla, che iniziano a circondare. Mi ricordano il mondo onirico che hanno visto prima. I famosi rami, esatto, da cui stavi scappando, sai, ti viene proprio in mente quello. Quindi sono lì che stanno incespicando, vengono bloccati e tutto, e tu? Enorme palla di fuoco che arriva subito. E non solo, visto comunque l'occhio acuto dei compagni, specialmente il suo, mentre uno di loro viene assorbito morente, tu vedi chiaramente Arion che si rinvigorisce. Ti rinvigorisci. Assorbo io il potere vitale di lui. Ok. È una cosa mostruosa. Capisco che ti sei curato. Sì, dalla ferita di prima. Ok. Ok. Mentre Arion e Ka contengono la massa, Enna, Lucia, cosa fate? Io vado di alterare me stesso, una cosa che non ho mai fatto in questa campagna sostanzialmente, e mi faccio crescere degli artigli per riuscire a scalare il golem con una velocità che un umano non potrebbe avere. Arbitrariamente, vista la bella scelta narrativa che hai fatto, io ti do vantaggio sulla prova di acrobazia per scalare il golem. Fantastico. 11. Ok. 17. Oh, 9, direi 26, lo super scalo, arrivo in un attimo. Quasi mi vedono come lui teletrasportato. Esatto.
Il golem, vedete che inizia a muoversi dietro il comando del cavaliere che appunto ha scagliato quel lampo di luce contro il macchinario. Una mano si alza e si scaglia su di te nel tentativo di schiacciarti con un moscerino. Ma tu scarti di lato e quando la mano atterra sul pavimento, tu bam! Inizia ad arrampicarti con una facilità dovuta agli artigli e soprattutto con una abilità dovuta alla tua capacità naturale, che nonostante subito dopo il colpo rialzi il braccio nel tentativo di scagliarti via, tu riesci a rimanere aggrappato. Lucia, cosa fai? Allora, io sto iniziando a perdere colpi, quindi ho bisogno di una mano. E io ho arma magica. Sì? Che è? Arma magica praticamente potenzi la tua arma. Sostanzialmente immaginati che la tua arma viene cosparsa, circondata da un'energia luminescente, ti dà più uno all'attacco e più uno al colpire. Infatti, allora io evocherei arma magica. Perfetto. Tiro. E punti al cristallo, va punto benissimo. Il cristallo. Allora, un tiro difficile, però tu con l'arma magica appunto ottieni un più uno. Prego, a te il tiro. 11. Perfetto. Più destrezza che 4, 15. Più la competenza, 18. Più l'arma magica, 19. Cocchi la freccia mentre intorno a te sta succedendo il puttanaio, cioè radici, fiato, semi di genere, tipo, scagli la tua freccia. Bam! Prende il cristallo, vedi una crepa che si estende, il cristallo flickera, sembra che si stia per spegnere. L'orda però si sta avvicinando, siete riusciti a macinarne un bel po', ma un tot si avvicinano. A questo punto non faccio un tiro per ognuno per colpire, ma chiedo ad Arion e a Ka un tiro salvezza su destrezza, per vedere quanto riuscite a destreggiarvi in mezzo a questa gente. Allora, su destrezza ho fatto 15. Ok. 12 totale. 12 totale. Ok. Ok. Tu, Arion, nonostante ti arrivino addosso, boom, inizi a macinare con ogni tanto squad. Uno viene preso, Sì, sì, assolutamente. Tanto tu puoi impugnarla con una mano, che se uno mi fa una ferita, si richiude con la vita dell'altro amico, intanto stai ciucciando, esatto. Roba. Per te invece è un po' più difficile. Certo. Per quanto tu ne abbia bruciato il più con la palla e che molti si stiano concentrando sul bersaglio più pericoloso, un paio ti arrivano addosso, ti fanno 8 danni. Ti pari col bastone, evochi lo scudo, fai un po' di manovra per allontanarti, sono veramente tanti, saranno, se di là ne avete visti 30 morti, qua dentro ci saranno il doppio vivi. Riprendiamo quindi, Arion, Ka, che cosa mi fate per macinare ulteriormente? Io vado in incalzare praticamente. Inizio a roteare. Cioè, il fatto è che però non mi fermo, se vedo che per un secondo qualcuno mi sta colpendo e può essere quindi ucciso, mi muovo al prossimo. Cioè, perfetto. Io ho la mia ultima palla di fuoco. È il momento di usarla. Dove me la scagli? Perché in questo momento hai comunque... Indaco. a quello stronzo lassù. Il cavalierone è ancora lì, con la sfera che sta pilotando il golem. Esatto, bravo. Quello. Io lo vedo lassù. La mia ultima palla di fuoco. Scagli fuori. Miro al cavaliere. Scagli la tua palla di fuoco. Il cavaliere viene preso. Il cavaliere non si muove, rimane lì, fermo, rigido. La palla gli si scaglia addosso, tutto intorno, tutti gli altri scagnozzi e sgherri vengono macinati, bruciano, soffrono, urlano. Ma quel cazzo di cavaliere rimane lì, imperterrito. Vedi anche l'armatura che per il calore inizia ad accartocciarsi. Vedi che letteralmente questo cavaliere si sta riducendo, ma nonostante ciò vedi che rimane lì col braccio che inizia a tremare effettivamente per lo sforzo, ma è stoico. Telepatia? Sì. Visto che comunque siamo un po' distanti, certo. Dico ad Arion, io ho dato tutto quello che avevo. Perché tu hai finito le palle. Esatto. Più palle. Non hai palle, Antonio. Saido. Ok. Sei lì, cioè l'hai davanti. Ti sei riuscito ad arrampicare lungo tutto il braccio, adesso hai il cristallo davanti ai tuoi occhi. Allora direi che con entrambe le daghe lo perforo. Ah. Sì. Doppia daga e spero che esploda in qualche modo, che faccia lo stesso flickering che ha fatto. Devo tirare? No. All'uscio ho fatto tirare perché era a distanza. Lontano, sì. Tu invece ce l'hai lì davanti. È proprio, sì. Quando infilzi il cristallo con i due tuoi pugnali, effettivamente si formano due crepe sui lati e inizia a flickerare. Guardi verso il basso, capisci che i tuoi compagni stanno reggendo botta, ma non reggeranno per sempre. Questo
gigantesco golem, tra l'altro è pericoloso, vedi una mano che si sta avvicinando verso Arion. Capisci che quei due pugnali non sono abbastanza, quindi scaraventi il cristallo verso il basso. Molli le tue daghe che ormai sono incastrate dentro il cristallo. E vedi il cristallo che si infrange a terra schiacciando 4-5 scagnozzi del cavaliere. E le mie daghe sono ancora lì dentro però. Le tue daghe, cioè, ormai in giro. Schizzano però sì. E tu dall'alto vedi che il braccio che si stava caricando per schiacciare Arion si spegne, rimanendo a mezz'aria. Lucia. Posso riutilizzare l'arma magica? L'arma magica ancora? L'ho attivata. Dura un po'. Sì. Ah, ok, ok. Va bene. Tiro. 11. Ma come prima. Oh, perfetto. Sì. No, 20 roba. Numeri ci sono un po' come prima, ti riprendi coraggio, rincocchi la freccia, la scagli e questa volta il cristallo si infrange a mezz'aria facendo piovere frammenti di esso. E anche l'altro braccio si blocca. E tutto il golem, vedete che in quel momento la cassa toracica che stava ingabbiando il cristallone azzurro inizia ad aprirsi, lasciando uno spiraglio. In quel momento il cavaliere lancia la sfera che stava tenendo in mano, ormai privo di interesse nel controllo del golem, e inizia ad avvicinarsi, solo che vedete appunto che sta facendo un'enorme difficoltà. Quasi incollato col vestito a terra per il calore. Ma io, dopo aver complimentato per la prima volta con questo altro cangiante potere dell'ira, prendo questo spadone, la lama radicale, e a due mani praticamente la lancio con una precisione abbastanza innaturale, a 18 metri, che probabilmente sai in linea, la lancio con tutta la forza che mi rimane. Non ho mai lanciato la lama così prima d'ora. Hai tutta quella furia, quella... Sì, stavolta no. Stavolta no. Lanci la tua lama, quella, immaginatevi che la lama tipo quella di Gazzo di Bersa, sì, una roba enorme, doga, però questa è affilata. Questa è affilata, infatti nel roteare macina tutto quello che c'è in mezzo. Il cavaliere è lì che sta facendo fatica, passo dopo passo, vedete che si strappa un pezzo di pettorale, di armatura, estrae qualcosa, un oggetto, sembra quasi un ragno meccanico, una roba del genere, sta per piantare nel cristallo. Boom. La lama lo passa da parte a parte, inchiodandolo nel pavimento. La lama è bloccata, lui sta allungando il braccio nell'ultimo tentativo di mettere quel cazzo di ragno sul cristallo. Io scendo con i miei artigli, tanto sono agilissimo, torno a terra e glielo prendo. In quel momento la spada torna al suo proprietario. Lui crolla a terra, in ginocchio, si accascia a terra. Oh. Intorno a voi, Radici, finiscono gli ultimi sopravvissuti, le fiamme gli altri, e in pochi attimi finite gli ultimi. Il campo è libero. Che cos'è questo? Che non cos'è quello? Arion, devi dirci qualcosa. E stavolta, se non ci dici niente, ti farò parlare io. Vedete Arion di nuovo decomprimere l'ira. Molto rigido, ancora con cicatrici che sono apparse di colpo, cicatrizzate in un secondo a causa di qualcosa che ancora non comprendete, ma che sicuramente ha inquietato. Voi tutti siete palesemente stanchi, ma vincitori, vivi, nella pace. Lo vedete effettivamente con un'espressione diversa, nonostante si sia accalmato e sia diventato quasi un conoscente per voi, qui per la prima volta notate una scintilla di un sorprendente rispetto che non avete mai nemmeno avvicinato prima come sensazione. Anzi, vi ha sempre accompagnato, ma anche preso in giro. Non oggi, non qui, non dopo la stanza delle sfere, non dopo questo, dove pensava di perdervi tutti. Quindi lui non è molto opulento nell'abito, però ha un ciondolo che ha sempre coperto con dei veli, insomma, intorno ai suoi tatuaggi. Lo espone, brilla leggermente, si distanzia affinché possa vedervi tutti e, scandagliandovi, quasi vi premia con un respiro. Per la prima volta non c'è nessuno scherzo nella voce. Dice:
Non pensavo avrei mai raccontato questa storia a qualcuno. Venite. E gli faccio cenno di allontanarsi da un luogo che potrebbe avere persino altre trappole. Non si sa mai, cascano. E succede qualcosa, si ricomincia a combattere con un altro piccolo golem da evitare. Quindi otterranno informazioni che al mondo pochi hanno. Già. Pochissimi. Inizio. Hanno. Pochi si sono infilati in mare di merda. Loro non hanno idea. Tre poveri ragazzi. Esatto. Mezz'orco no, perché è ancora là. No, è in carrozza. Prima o poi. Prima o poi. Bastardo. In quel momento Arion stringe nel pugno un piccolo cristallo dello stesso azzurro e dello stesso materiale di quello grande, di esatto. Quello grande, ripensando al gruppo di avventurieri da cui l'ha ricevuto. Il cristallo, quello più grande, balugina di una luce, come se al suo interno ci fosse qualcosa, un movimento, un'anima, una creatura che attende di essere liberata. Da chi? Chi lo sa? Arion in fondo ha ricevuto un compito: cercare un apprendista, ma anche cercare qualcuno che sia degno di adempiere ad un grande, grande compito. Bella. Ed è coffee break, signori! Ed è coffee break. Boh. Tra l'altro, con tutto quello che è successo, è perfetto che sia lui. Perché? Per tutto quello che è successo, il rapporto con Arion, i tuoi insuccessi e poi successi. Ah, ok. Il tuo comportamento e sviluppo, non c'è niente di forzato. Vabbè, sì, effettivamente sì. Perché più che altro all'inizio ho avuto una sfiga della merda. Però poi... E poi invece dopo sono arrivati i tiri buoni. Mi è piaciuto molto questo gruppo. A parte proprio a livello umano di gioco. Cioè, è bello. C'è stato proprio un bel feeling. Figo. Ma a livello narrativo, hai un apprendista. Hai qualcuno degno di usare quella chiave. Sì. E poi un personaggio caotico. Per come me l'hai giocato, io ho dei piani per caso. Infatti è molto interessante. Sì. Nasconde un potenziale. Ah, potrebbe tornare. È interessante. Mi dà spunti narrativi che sarebbero molto frizzanti. Però, ragazzi, vedremo. Fighissimo. Tempo al tempo. Bella. Super bella. Si gode. Bene. Bravi. Bravi tutti.